Argomento un po' particolare oggi. Chiaramente il titolo è un po' provocatorio e anche ironico, però vedrai che non ti ho fregato perché andremo ad affrontare una serie di motivi e di punti che sono davvero davvero importanti e a cui dovremmo pensare bene, diversamente da quello che facciamo di solito, ovvero archiviarli e fregarcene. Prima di iniziare però ti ricordo, come sempre, di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero se non l'hai ancora fatto, ti basta cliccare sul pulsante iscriviti e anche sulla campanella che trovi di a fianco perché in questo modo riceverai tutte le notifiche dei video che andrò a pubblicare. E ora seguimi in questo viaggio un po' filosofico, un po' pratico, che mi ha portato a pensare a volte che il viaggio fa schifo. Una piccola premessa veloce veloce che non ti porta via tempo. Alcuni di questi motivi che andremo a elencare hanno una controparte positiva ed è bello inserirli perché così creiamo una contrapposizione in noi stessi. Altri punti invece sono esclusivamente negativi e fanno sì che il viaggio a volte dia un po' di problemi. Motivo numero 1. Il viaggio ti porta a uscire dalla tua zona di comfort. Ecco, questo è il classico esempio che ha anche la controparte positiva. Per quanto mi riguarda, uscire dalla zona di comfort è assolutamente valido. Per altre persone, invece, è un trauma serio e reale. Per cui, a volte il viaggio fa schifo perché ti obbliga a uscire dalla tua zona di comfort, da quella nicchia, da quell'angolino in cui le tue paure ti coccolano. Ecco perché io credo che sia obbligatorio viaggiare, ma dall'altra parte ti dico anche che è un motivo che ti creerà stress, è inutile girarci intorno. Motivo numero 2, la mancanza della famiglia, degli amici, soprattutto su viaggi medio-lunghi. Ecco, questo è uno dei motivi negativi in toto, non c'è una controparte positiva. Se fai un viaggio e se lo fai abbastanza lungo, non sto parlando della classica settimana estiva in cui vai al mare o giri l'Europa, no, se fai dei viaggi medio-lunghi, anche di 1, 2 o 3 mesi, insorge la mancanza, insorge la nostalgia degli affetti, di casa, ma non solo delle persone, anche delle routine, del cibo, degli amici, delle uscite, delle chiacchiere. E questo purtroppo è un aspetto assolutamente negativo, è inutile girarci intorno. Motivo numero 3. Altro motivo che ha una controparte super positiva. Viaggiare ti crea dei problemi perché ti rendi conto di quanto la tua visione mentale, sia ristretta, sia per quanto riguarda il mondo, sia per quanto riguarda le cose. Ti obbliga a rivedere le tue opinioni, ti obbliga a metterti davanti e confrontarti con cose che hai pensato fino all'altro giorno e che poi, vedendo come invece gira il mondo realmente, capisci che la pensavi un po' come un coglione. Lo dico con tono bonario, a me è capitato mille volte, sono il primo in assoluto che si è reso conto di essere un coglione in tante tante situazioni. Motivo numero 4, super negativo, i tempi morti quando viaggi sono tanti e soprattutto sono una rottura di scatole. Spesso quando ti muovi itinerante e hai bisogno di prendere dei bus, dei treni, degli aerei, hai dei tempi morti di attesa che difficilmente riesci a riempire con qualcosa di utile. Sì, puoi leggere e questo è già un grande vantaggio, puoi metterti a scrivere qualcosa, puoi metterti a fare delle cose, ma non ti renderanno mai al 100%. Ecco, i tempi morti purtroppo quando si viaggia sono un lato negativo e da questo punto di vista, se esistesse il teletrasporto, avremmo risolto tante tante cose. Non c'è che aspettarlo. Motivo numero 5. Viaggiare, soprattutto se viaggi da solo, ti obbliga a stare tanto con te stesso. Altro motivo che ha la controparte positiva. Te ne ho già parlato in altri video, ti obbliga a fare un po' di autoanalisi, a volte tanta. E questo è sì negativo perché comunque ti crea dei problemi, degli scombussolamenti e non stai mai bene. Non ti posso promettere che starai bene, anzi ti prometto che starai male, soprattutto viaggiando da soli. Però è una cosa che almeno una volta nella vita andrebbe fatta e almeno una volta nella vita andrebbero affrontati questi momenti di autoanalisi. Quindi lato negativo che ha anche un lato positivo, però era assolutamente da segnalare. Motivo numero 6, e questo è del tutto negativo, volare non è un'attività sana.
Sto parlando di voli a lungo raggio, non sto parlando delle 2 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore di volo. Sto parlando di voli che hanno dai 7 ore in su. Volare non è mai sano per il nostro corpo, non è sano per il cambio di pressione, non è sano per la disidratazione, non è sano per l'allargamento e restringimento del nostro stomaco e del nostro intestino. Avete mai visto come fanno le bottiglie di plastica quando atterrate e decollate? Si schiacciano e si riallargano. Ecco, quello lo subiscono in parte i nostri organi interni. Non è un'attività assolutamente sana. Ci sono prove scientifiche di tutti i tipi. È comodissimo come mezzo di trasporto, è sicurissimo come mezzo di trasporto, ma non è sano. Quindi era un motivo assolutamente da segnalare nel viaggiare fa schifo. Viaggiare con dei voli lunghi per il corpo non è mai un'attività sana. Motivo numero 7. Questo ha una controparte positiva. Il viaggiare ti cambierà completamente. Sì, perché per tanti motivi che abbiamo detto prima, tutti quelli che hanno una controparte positiva, tu non tornerai mai uguale a quando sei rientrato. E questo è positivo, ma è anche negativo, perché ritroverai delle persone che diranno ma non sei più tu, sei cambiato o cambiata, e qui ti incazzerai come una iena. A me è successo tante volte di trovare amici o parenti che mi diceva il viaggio ti ha cambiato. Sì, il viaggio mi ha cambiato e io credo mi abbia cambiato in meglio. E se tu non lo accetti e non vedi questo meglio, allora sinceramente è meglio perderti. Motivo numero 8. Se ti ammali in viaggio è un vero casino. Questo è un motivo esclusivamente negativo. Eh sì, quando ti ammali in viaggio non hai nessuno che ti possa aiutare, o almeno se sei in viaggio con qualcuno ti può aiutare quel qualcuno, ma non hai mai quell'involucro di protezione che hai a casa. Non hai le stesse cure, lo stesso amore che avresti quando sei a casa. Quando ti ammali intendo non di cose gravi, anche solo di un'influenza. Io l'ho provato e sono uno che viaggia tanto, però a parità di malattia ti sembra assolutamente di stare peggio, tutte le cose si ingigantiscono. E questo è assolutamente un motivo negativo. Motivo numero 9, il penultimo: troverai code spesso e volentieri, soprattutto se visiti città turistiche o con tanto afflusso appunto di viaggiatori e turisti. Per vedere le cose più belle dovrai fare code, code e code, e quindi torniamo ai tempi morti. Purtroppo è uno dei motivi negativi del viaggiare. Il posto bellissimo dove nessuno va è difficile da trovare. Motivo numero 10, l'ultimo per questo video: quando viaggi in paesi più poveri del tuo, spesso sei visto, anzi sempre sei visto, come un pollo da spennare, come un portafoglio che cammina. Ecco, questo non è mai una cosa positiva. Sì, tu sei lì per vacanza e sei anche contento di spendere, di comprare souvenir da portare a casa, ma la realtà è che chi ti vede vuole sempre fregarti, chi ti vede vuole sempre farti pagare di più rispetto al valore intrinseco di quello che ti vogliono vendere. Per cui non è un bel motivo, non è un motivo che ha una controparte positiva, sei il pollo da spennare. Ecco 10 dei tanti motivi per cui viaggiare fa schifo a volte, e tanti di questi motivi, come avete visto, hanno anche una controparte positiva. Volevo proprio fare questo video, e non è un titolo clickbait a chiappa visualizzazioni, assolutamente no. Pensaci un attimo, guarda dentro te stesso e vedrai che i motivi che ho tirato fuori sono motivi reali per cui il viaggio può fare schifo a volte, ma sono anche motivi a cui pensare. Fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti. Ti ricordo gli altri miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace anche lì e diventa fan. @viaggiovero mi trovi con questo nome su Instagram, e ci sono anche le stories quasi giornaliere in cui parlo di altri argomenti rispetto a quelli che trattiamo qui sul canale YouTube. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, aiuta a crescere il canale e fai tanto felice il sottoscritto. Se, come ti ho detto, vuoi commentare, il post è qui sotto, e sempre qui sotto vedi la facciona sorridente che è il logo di Viaggio Vero. Ci clicchi sopra, ti iscrivi, e se non l'hai ancora fatto clicchi anche sulla campanella, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di viaggiovero.com.